Non potevamo finire questa puntata su Torino senza ricordare un uomo particolare, speciale, un uomo che non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, ma che è stato raccontato anche attraverso le telecamere di Voyager con le parole degli amici e di chi gli ha voluto bene. Parliamo di Gustavo Roll, nato nel 1903 ed è mancato proprio in questa casa il 22 settembre del 1994. L'uomo dell'impossibile e dell'incredibile, una luce costante nella nostra vita. I suoi amici, i suoi parenti, le persone che gli hanno voluto bene hanno messo qui una targa in via Silvio Pellico 31 a Torino. Anche noi lo vogliamo ricordare. Era sensitivo, medium, indovino e molto altro ancora, ma lui si definiva semplicemente una persona normale. Forse aveva scoperto delle sottili forze della natura che in qualche maniera potevano cambiare quello che noi vediamo e sentiamo. Eppure è difficile considerare normale una persona che nel corso della sua vita ha conosciuto Einstein, Croce, Fermi, Picasso, Dalí, D'Annunzio, De Gaulle, Mussolini e Pio XII. Anche Hitler lo voleva conoscere, ma per ben 3 volte gli uomini di Mussolini lo nascosero alle SS. Federico Fellini gli chiese spesso consigli sulle nuove sceneggiature e poi John Cage, Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Nino Rota, Alberto Sordi e tanti altri. Nel 1964 predisse all'imperatore d'Etiopia, Haile Selassie, la morte ad opera del suo popolo, cosa che si verificò 11 anni dopo. Infine John Fitzgerald Kennedy, nel suo unico viaggio in Italia da presidente degli Stati Uniti d'America, si recò a Torino unicamente per incontrare Gustavo Roll, forse l'ultimo grande personaggio misterioso che ha incrociato la sua vita con questa città. Gustavo Roll era un uomo semplice, non chiedeva nulla in cambio, era disponibile per chiunque, i grandi nomi e le persone normali. Molti, ancora oggi, qui a Torino, lo ricordano.